Grazie professore, bene sì, ho avuto l'onore di giocare con il professor Scipione, un professore che ancora ricordo in una interrogazione sulla ginestra di Leopardi, ce l'ho scolpita nella mia mente. Poi ringrazio anche la professoressa Cuppoletti, entrambi sono stati due miei insegnanti, poi vedo anche la professoressa Silvestrini con cui ho studiato matematica e informatica. Quindi per me è veramente bellissimo essere qua oggi. Il professor Scipione e la professoressa Cuppoletti facevano due materie che la cui utilità ai tempi del liceo era per me oscura: il latino e la filosofia. Io quella volta ero uno che la prendeva di pelle, cioè queste due materie proprio non riuscivo a coglierne il significato. E devo dire che dopo anni, Devo ammettere che avevano ragione loro, quelle due materie sono ritornate prepotentemente, nonostante faccio tutt'altro nella vita, faccio l'imprenditore. Quelle due materie sono state utilissime sia nel mio percorso universitario che nella vita lavorativa che faccio tutti i giorni. Ecco, io, dopo è difficile parlare per me dopo gli interventi che mi hanno preceduto, nel senso che io faccio l'imprenditore, un lavoro che secondo me è il più bello del mondo, ma che nel contesto di oggi è uno dei lavori più difficili del mondo. Ho scelto con grande convinzione di fare economia e commercio perché era un'università che mi dava un po' tutti gli strumenti, una visione ampia del mondo per fare proprio questo lavoro. Io fin da piccolo ho mangiato pane e fabbrica, facevo i compiti in un'azienda, quindi ovviamente il mio DNA era quello di fare questo. Quando ero già al liceo, se qualcuno mi chiedeva quello che volevo fare, io dentro la testa avevo questa voglia, questa passione che mi covava dentro. E questo poi dopo alla fine ho fatto, per una serie di fatti. Devo dirvi che sono estremamente fortunato, perché da circa 11 anni lavoro in una delle più belle aziende del territorio fabrianese, un'azienda che grazie al gruppo di lavoro che guido, che conta circa 35-40 persone, ci porta in giro per il mondo. Noi lavoriamo con alcuni tra i più importanti architetti del mondo, siamo molto più conosciuti spesso fuori dalle Marche che nelle Marche, perché è così, perché oggi le opportunità stanno là, non stanno tutte di qua, e un'azienda con cui noi andiamo a fare dei prodotti, delle soluzioni per degli edifici, per qualcosa che resterà nelle prossime generazioni. E allora ecco, io sono venuto qua per parlare un po' così a braccio, sia di quello che facciamo noi, ma anche un po' di come oggi il mondo sta andando, per portarvi alcuni elementi di quella che può essere la mia testimonianza. Rappresento una piccola azienda, nell'introduzione l'ha detto il professor Scipione, io sono il presidente della Confindustria Ancona delle piccole imprese. Che cosa sono le piccole imprese? Le piccole imprese, ancora professore, sono la spina dorsale della nostra economia. Della nostra economia non solo marchigiana, ma dell'economia italiana e anche dell'economia della Germania. Da tanto oggi nominata Germania non è costituita soltanto da dei colossi, ma ve lo dico, è costituita comunque da aziende che non sono così sempre grandi, quelle con cui poi spesso andiamo a competere noi italiani nel mondo. E le piccole imprese in Confindustria sono circa 500, sono aziende che hanno un numero di occupati medio di 35, 40, 50 e devo dire che ne conosco tante che oggi vanno a misurarsi sui mercati internazionali e che stanno portando in alto il nome del nostro made in Italy, del nostro essere italiano, il nostro saper fare italiano. Che cosa comuna queste aziende che oggi ce la fanno? Queste aziende che oggi vi assicuro che possono rappresentare per voi, o se voi volete magari fare gli imprenditori, vorreste fare gli imprenditori, che cosa comune? Una grossissima capacità di andarsi a misurare sui mercati internazionali, una grandissima capacità di saper ascoltare l'altro, che spesso è anche a 6.000, 7.000, 10.000 km da noi, un approccio umile, che non smettono mai di apprendere, che non smettono mai di misurarsi su nuovi progetti. E quindi oggi, quando sento parlare di crisi, io ho sentito qualche intervento un po' pessimista e un po' mi arrabbio, perché invece oggi nel 2013 siamo nel periodo storico dove le opportunità sono le più grandi della storia dell'umanità.
Cioè in questo momento ci sono circa 3 miliardi di persone che stanno uscendo da quello che era uno stato di povertà, 3 miliardi di consumatori, 3 miliardi di persone. Quando c'è stato il miracolo economico, l'esplosione, la crescita era nei nostri territori, ma stiamo parlando di 500 milioni di persone, l'Europa e gli Stati Uniti. Oggi la crescita economica, l'ha detto un po' anche il rettore Longhi, cioè la crescita economica oggi non è che non c'è, oggi nella realtà le opportunità sono infinitamente superiori, ma nella realtà non sono più nei nostri territori. Quindi questa è la vera sfida che voi oggi, che noi, tutti noi oggi dobbiamo saper cogliere. Ovviamente per andare a cogliere queste opportunità bisogna avere delle caratteristiche. Quali sono queste caratteristiche? Allora, io in azienda ho fatto i valori aziendali con delle P. Una delle P è perfection, che non è quella con cui perfezione, scusate, adesso l'ho detto in inglese, non so neanche perché, perfezione. È come quando si va a preparare un esame. Cioè bisogna essere eccellenti, bisogna essere i migliori in quello che è la nostra passione, in quello che sappiamo fare. Cioè non si può andare a improvvisare con qualcuno che sta all'altro lato del mondo. Non si può andare a improvvisare come quando provo l'esame, adesso non ricordo neanche il termine. Perché ovviamente finché si va a prendere un voto che può essere un po' più verso il basso, è un qualcosa che riguarda me stesso. Ma quando si va a rappresentare un'azienda, un territorio, quello che è, quel voto che ti va a dare il cliente è un voto che non riflette soltanto me stesso, ma riflette tutte le persone che lavorano con noi, il territorio che noi rappresentiamo. Quindi bisogna lavorare per essere eccellenti. Come si arriva ad essere eccellenti? Un'altra P che ho messo in azienda è partnership. Le relazioni. Ci conosciamo, ci parliamo. Oggi è importantissimo saper cogliere informazioni, saper sviluppare relazioni, relazioni che possono essere tra di voi, con gli imprenditori, con i vostri professori, con gli insegnanti, con tutti. Ragazzi, le relazioni oggi per arrivare a svilupparle avete delle opportunità incredibili. Cioè, in questo mondo dove oggi ci sono 3 miliardi di nuovi consumatori, voi avete il web, voi avete internet. I nostri genitori non ce l'avevano. Quindi è un mondo dove le opportunità sono ancora di più, c'è un moltiplicatore, ma è un mondo che è diventato molto più competitivo e difficile. È un mondo dove ci si misura con delle persone che stanno dappertutto ed è un mondo che è diventato molto più complesso. Su un mondo più complesso come si riesce a competere in un mondo più complesso? Con la conoscenza, con il nostro saper fare. Con quello che attraverso l'altra P, che adesso me l'avete un po' detto tutti, che è la passione, e vi dico anche che non solo la passione in quello che uno mette, la voglia di apprendimento continuo, ma quelli che sono i saperi del futuro, sono delle conoscenze intangibili che tutti devono avere, sia se si fa qualcosa di farmaceutico, saper lavorare in team, sia se si lavora all'istituto di fisica nucleare, sia se si dirige un'importante università, sia se si fa l'insegnante, il saper lavorare in gruppo, il saper coinvolgere, il saper migliorarsi continuamente, il saper ascoltare gli altri. Troppe volte i professori, l'università, noi stessi non sappiamo ascoltare gli altri, troppe volte siamo autoreferenziali. E quindi spesso anche le aziende, le piccole aziende, io molte le conoscono, hanno imprenditori che sanno tutto, che oramai hanno deciso che loro, ho fatto questo per 40 anni, mi volete venire voi a spiegare oggi come si fa? Sì, perché oggi il mondo è cambiato, come l'hai fatto in 40 anni è andato benissimo e oggi devi cambiare. Quindi io rappresento un'azienda, ma rappresento anche tante aziende che si misurano continuamente con il cambiamento. Quindi il liceo scientifico per me è stato veramente fondamentale nel mio percorso. Poi dopo io sono arrivato qui, non so neanche adesso perché sono qua, ma ci sono arrivato probabilmente così, seguendo un po' quelli che erano il mio destino, i miei sogni, i miei progetti. Però è stato il momento
da un punto di vista della medicina più difficile, è stato molto più difficile studiare al liceo scientifico che lavorare, perché lì avevo tutti i giorni quell'interrogazione, quel compito in classe. La stessa università è stata molto più facile, perché nell'università ero io che ero padrone del mio tempo, ero io padrone della mia organizzazione, mentre questo percorso di studi alla fine è stata veramente una palestra che mi sono ritrovato nella vita. Quindi oggi, quando vado a misurarmi con una persona, con un cliente, con chiunque è, sinceramente devo dire che è molto più facile di quello che era stato il percorso scolastico che poi ho fatto in questi meravigliosi 5 anni fatti al liceo scientifico. Quindi ecco, io non vi ho detto tutte le nostre 7P, ovviamente tante sono persone, sono prodotti. Un'altra cosa che delle nostre P è il preservare, nel senso che io lavoro, abbiamo detto, in una bellissima azienda che si occupa di green economy. Noi siamo una delle 100 eccellenze dell'edilizia green italiana. Potete andare su internet, sul Ministero dell'Ambiente, e c'è un rapporto di Simbola, di un'associazione delle eccellenze italiane. Tra le 100 aziende ci siamo solo noi delle Marche, e questo è un motivo d'orgoglio. Questo per dirvi anche che nel futuro il mondo del green, il mondo della sostenibilità, è un qualcosa che apre incommensurabili opportunità. Quindi dobbiamo fare tutto in una maniera diversa da come l'abbiamo fatto. Il green è un'opportunità perché? Perché voi pensate soltanto, io mi occupo di edilizia, no? Voi pensate soltanto che nei 20 e passa milioni di edifici che abbiamo in Italia, riqualificare, riconvertire, fare risparmio energetico, metterci dei materiali che sono innovativi su questi edifici può portare una sfida che prima migliora il nostro avvenire, perché riduce ovviamente l'inquinamento, riduce le emissioni di CO2, riduce quelli che sono i consumi, i nostri risparmi, cioè andiamo a creare un risparmio virtuoso nelle nostre famiglie che oggi hanno tanto bisogno, possiamo andare a spendere di meno in energia di quanto spendevamo fino a 20-30 anni fa. In più si ha un'opportunità incredibile a livello mondiale, perché pensate che come dovranno essere costruite le case del futuro, gli edifici del futuro, magari non in Italia dove li qualificheremo, in altri posti. Quindi il saper riutilizzare, riciclare, e il saper pensare dei materiali innovativi, secondo me è una sfida che bilancio, e se magari nei vostri percorsi formativi vi dovesse interessare, secondo me è estremamente interessante. L'ultima cosa che vi lascio, spero che tra di voi ci sia qualche imprenditore. Veramente, lo spero di cuore. Perché? Perché l'Italia negli ultimi 60-70 anni è stata fatta dalle aziende, l'università, la scuola, oggi sono mondi che devono comunicare con le aziende, la ricerca, cioè comunque ci vogliono anche le imprese alla fine di tutto. E io vi invito a tutti voi di pensarci. Qualcuno oggi vi dice è impossibile, non è vero, non è impossibile, niente è impossibile. Una parola impossibile è una parola creata dai mediocri. I mediocri hanno creato questa parola impossibile perché ovviamente devono scoraggiare e l'autogiustificarsi. In Italia oggi c'è tantissimo la cultura della mediocrità, di dire io la colpa è sempre di qualcun altro, io non riesco perché la colpa è del sistema bancario, io non riesco perché la colpa è della scuola. Non è mai la colpa di me stesso. Io vi invito tutti voi a farvi una piccola analisi di quelle che sono le vostre potenzialità, di pensare anche di fare gli imprenditori. Perché? Perché oggi conosco aziende che fanno software e che fanno che riescono a vendere questi software in giro per me. Oggi è cambiato il mondo, non dobbiamo per forza avere l'impianto da 27 milioni di euro per fare impresa. Oggi la grandezza di un'impresa non si misura più da quanto fattura e da quante persone occupa, ma dalle idee che produce, dai progetti che lancia. Quindi se voi avete una buona idea, vi assicuro che in questo mondo, con 3 miliardi di persone, qualcuno che vi può finanziare un'idea c'è. Quindi pensateci a fare impresa, pensateci a fare gli imprenditori, perché qualcuno che può accompagnarvi in questo percorso lo troverete sicuramente. Ecco, io volevo solo lanciare questo perché ovviamente ne andava nel mio ruolo e penso che era scritto nel contratto di ingaggio, no?